Buonasera a voi, buonasera. Si accende qua. Non si accende. Comunque, buonasera. Come andiamo? Vi sentite dei catamarani stasera? Dei catamarani pronti ad esplodere? Dei catamarani divertiti dalla vostra situazione catamaranesca. Grazie a Tanzo per la sub. A Dark Jack per Dark Jack, Dark Jack, non lo so, per i suoi 33 mesi. A Selene per i suoi 3 mesi. E a Vasse per la sub. Grazie. Grazie. Questa è casa mia, entri. Grazie, The Cat with the Hat, per i 2 mesi. Grazie. Stasera vedremo quanto è vecchia la mia mente. Ovviamente io non so, allora io non ho idea di come funziona. Grazie mille Termus per il ride, gran partita stasera. Ah, sì, mi ricordo. Comunque non ho la minima idea di come funzioni con questi due cosi. Non lo so. Come funziona? Perché giocato in portatile si usa il dito per disegnare e scrivere, come nel vecchio brain training per il DS. Con questo? Buongiorno. Grazie a Zach Raiba per i 9 mesi. Cos'è successo? Dottor Kawashima, palla. Io vi devo far vedere cosa sto vedendo io, scusate. E poi si era aperta la bocca, ma Ah, non so sì, come mi ha fatto. ricordo. No. Non so che cosa ho premuto. Grazie a Jigen per la sub. Ah, la Master Notice. Jigen per la sub e Master Doom per 11 mesi. Beh, io potrei fare un'ora di questo. Questa è casa mia, entra. Manuel, 6 mesi. Buonasera, gatto e chat. Le chiedo benedizione per questa sessione. Tantissimi auguri a lei. Un po' triste adesso. Ma che schifo, oh, coglione! Di qua, coglione! Ah, Sto sì, mi notisci addosso, sto ricordo. deficiente. Un'ora di menù? Allora, dicevo, Tavolo buono che conosco anche dovrebbe io. funzionare. Poggio. Dovrebbe funzionare scrivendo. Solo Questa è che casa mia, la entra. console è infilata nel portaconsole per farvi vedere la cosa. E quindi come funzionerà? Grazie all'Elecrodia, buonasera gatto, ho il cervello in pane, non so, più che scrivere, continui così, è sempre il migliore, grazie mille. Tanti auguri a Manuel per la sua sessione di esame, grazie. Grazie alla mia signora per la mia camomilla. Mi batti un 5? Grazie a Mr. Fox per aver scelto noi con il suo Prime. E Simone il bananatore la si segue anche oggi dalla Polonia e le si offre un caffè per domani. Grazie mille. E grazie anche a Remling per i 14 mesi e a Max per la subscription. Grazie. Come si giocherà questo gioco senza la modalità portatile? Scopriamolo. Grazie a Spattex per i suoi 5 No, mesi. si pronuncia Allora, metti in moto le dita e sfida i tuoi amici. Allena il cervello in modo regolare. C'è anche il Sudoku. Io non so, allena il cervello in modo regolare. C'è anche il Sudoku. sì, mi ricordo. Perché hanno dovuto sottolineare la presenza del Sudoku? Effettivamente è un calendario. Hanno sbagliato, non è il Sudoku quello. È un calendario. È il 18. Perché dice sempre 18? Perché c'è scritto. Non ho saltato niente io, Gabriel. Dovevo fare il... Aspetta, provo a chiuderlo. Provo a chiuderlo. Non ho fatto niente. L'ho avviato prima e basta. Forse perché l'ho avviato off-screen. Grazie a Desmo per i 40 mesi e a Roy per i 12. No, non mi fa fare niente. Forse al primo avvio... Ah, non puoi svolgere l'allenamento quotidiano in modalità TV. E allora che serve? Allenamento veloce?
Ecco perché Gabriel non me lo fa fare. Perché non lo posso fare. Ti do il benvenuto all'allenamento veloce, va bene. Qui puoi provare nuovi esercizi per il cervello che metteranno in moto anche le tue dita. Grazie a Bloodfruit per la somma. Eh beh, ci sta come inculata, Gabriel. Ti consiglio di far giocare anche i tuoi familiari e i tuoi amici. C'è la mia signora di là, se vuole venire. C'è la morra cinese. Questa è casa mia, entra. Test sull'età cerebrale veloce. Lo voglio fare, il test cerebrale. Allora, morra cinese, usa telecamera DDR per rilevare la mano. Ok. Così. Sì. Allora, devo fare avanti. Esegui l'istruzione a schermo più velocemente possibile. Ok, devi vincere. Riproduci la mano con le forbici. Ok. Carta, forbice, sasso sarà. Ok, facile. Non devi sempre vincere. E come, scusa? Che modo di pensare da perdente, dottor Kawashima. A volte ti verrà chiesto di perdere. Oh no! No, è che in pigiama, lo sapevo io. Iniziamo, va bene. Inizia. Quale mano usi per scrivere? La destra. Perfetto. Ambienti molto luminosi, più difficili da rilevare. Vabbè, figa, c'ho la luce del green screen, si arrangerà, cazzi suoi. Cazzo, è una tecnologia innovativa, deve riconoscermi la mano. Allora, faccio così in modo che si veda meglio. Si vede la mano? Un tavolo buono che conosco il proprietario, ma c'è. Grazie a Fedecar, mi serve la sua benedizione per i primi esami di medicina all'Uni. Comunque, sempre qui a sostenerla. Grazie mille. Che sciodo. Così, a caso, vabbè. Non ho piazzato. Non ho visto! L'ha detto la mia mano. Ciao. Che devo fare? Devi perdere. No. No. Ok. Devi vincere. Devi perdere. No. Questo è pareggio. E quindi. Va bene. Devi vincere. Perdere. Vincere. Perdere. Vincere. Perdere. No. 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 Vincere. Perdere! Vincere! Perdere! No! Ho sbagliato. Vincere! Perdere! Tu devi essere Igor. No, vincere! Ah, Igor. Ma non me lo piglia! Quanto dura ancora sta cazzata? Perdere! Vabbè, ha smesso di funzionare. Alza la mano. Devi vincere! Perdere! No! Vincere. Che cazzo, beh, è un incubo. Grazie a Kurt, grazie a tutto Gattone, saluti da me e alla, sua, e alla mia signora. Ah, a me, grazie mille, un saluto, grazie mille. E grazie anche a supporto. Hand Simulator Reference, quasi, ci siamo, grazie a Patcher per i 10 mesi. Aspettate che non ho messo il l'otturatore qua. Timer, 5 minuti. Quindi come sono andato? Risultato, attenzione. Calcolerò la tua età cerebrale. Ricorda il miglior risultato possibile 20 anni. Difficile, però non ce li ho. Firebolt, grazie mille. Grazie Stefani, grazie per la compagnia in questi 14 mesi. Le posso chiamare di sempre l'esame domani? Tantissimi auguri per domani. Grazie a Tiam per i 2 mesi. E a Denne per i 28. Allora, in mia difesa non sono mai stato molto giovanile. E andiamo avanti. Allenamento quotidiano, dimmi un po'. Puoi provare dei vari tipi di esercizi diversi? Sì, ho capito, ma mi stavi dicendo di far la morra e non funzionava, che vuoi? Il mio consiglio è di sottoporre il cervello al maggior numero di stimoli possibile. Faccio circa 4 ore di live al giorno. Registro video per un canale YouTube e monto i video per il canale YouTube.
Che stimoli devo avere di più? Ho un cane husky di 2 anni che è completamente fuori di testa e ogni volta impazzisce, lo devo calmare e lo porto fuori 3 volte al giorno. Per avere più stimoli devo iniziare a farmi di crack. Ho capito, nuovi! E che devo fare? Supporto! Vabbè, grazie. Non ci sto. Facciamo qualcos'altro. Allenamento digitale. Ginnastica digitale. Alza bandiera. Come alza bandiera? Questo dovremmo farlo al mattino, dovremmo farlo. Proviamoli tutti. Sei troppo vecchio per questa merda reference? Sì. Aspetta che c'è un caldo porco qui dentro. Ah, mi apro la finestra per la prima volta, mi apro la finestra. Mick Mori, mi dica il suo segreto per essere così ficcante con una pelle così liscia nonostante la sua venerata età. Adesso vi faccio il culo. Allora, calcolo digitale, immagino che con la mano devo fare un numero. Ma i numeri possibili sono solamente 6. Da 0 a 5. Corretto? Quindi non possiamo sbagliare, è facile questa cosa qui. Vedi, 1 più 1, 2. Certo, certo. Sì, tra 0 e 5, ok. Vai. Qua adesso, sempre a destra. Adesso vedi che vado alla grande adesso. Io ho capito. Ci sono. Ma cos'è questa cosa qua? Ah, vede il microfono, vede. Ok. Le 5. E cosa? Non ho visto. No, aspetta un attimo, non riesco a leggerli. Non ho fatto tempo! Ma è a caso, non è possibile! Ma non è giusto, non è giusto! Non ho fatto il tempo neanche a leggerlo! E vabbè, e allora vaffanculo, guarda! Ah, oh, porca puttana! Cos'è? 1-0... 1! Solleva più di così, dove me la metto? Guarda che qua ho spaccato i culi però, Come in bici? Che cazzo di calcolo è? Prima 80 anni, adesso in bici. E quindi? È meglio o peggio di 80 anni? Come va? Con calcolo digitale potresti notare dei cambiamenti nella tua velocità di elaborazione cerebrale. In bici è merda. Togli la mano dall'inquadratura quando dai la risposta. Non allontanarla. Ah, così dici? Ma così faccio fatica al braccio, mi sudo poi, non voglio. Tanti tipi di esercizi, tipo... Sì, ma quindi in bici. Il risultato è in bici. 80 anni in bici. Grazie a Luca per i 37 mesi. Qua mi è scaduto il tempo, aspettate che mi squizzo come tutte le sere. La camomilla. Buon anno gatto, lei ad Ascanio, grazie Madama Laguna. Luca però ha scritto, prima sub da PC nuovo, ora magari posso giocare con gli altri sub e lei, tenga allenato il cervello. Non, sono, ho 80 anni e vado in bici, sono un pericolo pubblico. Sono troppo vecchio per la patente. Scotta sta merda. Allora scottami, maledetta camomilla. Solo il test ti dà l'età, ma è il test di che cosa? In che modo la mia età mentale può essere calcolata dalla morra cinese e non dai calcoli matematici? Cioè, perché la morra cinese sì, la matematica no? Perché la morra cinese mi... Sono bagnato. Sto 80 anni che si beve la camomilla dopo aver fatto la spesa in bicicletta. I giapponesi la usano per tutto. Cosa, la bici? O la morra? No, aspetta, andiamo avanti. Voglio provare un po' di tutto. Allenamento digitale. No, è qui, ok, 2.
Ginnastica digitale. Come? Sì. Riproduci con la mano più velocemente possibile le forme che vedi a schermo. Va bene. Questa è una cazzata. Facile. La destra. Sono pronto a tutti, È come Just Dance, solo che è molto meno divertente. Però è anche molto meno non lo so. Che cos'è? Voleva fottermi. Eh? Imbattibile. In aereo vado adesso. E anche questo, come Just Dance, evidenza se hai qualche problema cerebrale. Giustamente. Vai! Guarda qua il cervello com'è acceso. Con ginnastica digitale potresti notare cambiamenti nella tua velocità di elaborazione cerebrale. Mi sento effettivamente molto più intelligente adesso. Oltre a questo, in allenamento quotidiano puoi trovare tanti altri tipi di esercizi. Non mi sono messo gli occhiali. Mi fa male la mano comunque. Grazie a Random Gamer per i 16 mesi. E con gli occhiali almeno lo posso fottere. Secondo me con gli occhiali adesso mi dà 20 anni di meno. Ti consiglio di allenarti con costanza, certo. Sta costanza proprio con tutto ci va a provare. Ma solo questi gli esercizi che posso fare? Vabbè, dai. Canta uccelli. Ma conta uccelli di fianco ad alza bandiera? Tu devi essere Igor. No, si pronuncia Aiko. Grazie a Bruce Willis. 14 come i poligoni della faccia del dottor Kawashima. Contiamo gli uccelli. Che dobbiamo fare? Ah, ok, così. Più facile questo. È per due giocatori che si sfidano. La mia signora vuole venire. Magari partecipi solo come mano. Ti allunghi, non ti vede nessuno. In pigiama, non vuole farsi vedere. Se no gioco da solo, è brutto. Per due giocatori questo. Chi ha la Nintendo Lite si cura? No, gioca ai giochi veri. Questi qui non si dovrebbero giocare in TV. Cioè no, si possono giocare in TV, ma è molto marginale la situazione. È calda. Caldissima. Niente, ho detto di no. Allora, gioco da solo. Dual Wilder, aspetta. Ah no, erano due. Uno in meno, come faccio a togliere? E no! Vabbè, ma volevo toglierlo, ho sbagliato!
E vabbè, allora in culo. Ma Contaucelli potrebbe aiutarti ad allenare la tua velocità di elaborazione cerebrale. Ma tutti allenano la stessa cosa. Vabbè. Mi pareva di aver letto tempo fa, ma tanti anni fa, un articolo che parlava del di questi giochi del dottor Kawashima. E questo articolo diceva che in realtà servono, questi giochi servono a diventare solo molto più bravi in questi giochi. No, no, Dabo, è che in una ho aspettato di più o di meno a premere, per quando ho sbagliato. Capito, sono tutti. Ok. Andiamo. Ma come faccio adesso? È difficile, devo fare l'alzamandiera. Assicurati di non avere ostacoli attorno. La vedo male. Modello. Cos'è? Ma allora sei stronzo! No, non si può fare questo, non c'è neanche lo spazio. Ricky, buonasera signor Gatto, grazie per la compagnia mentre studio. Vedo che compagnia che ti do, grazie. E allora hai rotto il cazzo con questi giocatori. Tutti sfide sono, allora, rifammi la morra. Adesso altro che 80 anni, dai. Cazzo, dammi qua. Porca puttana, son pronto. Sì, sì. Grazie ad Alessio. Devi perdere, tiè. Devi vincere, tiè. Devi perdere, tiè. Devi vincere, tiè. Devi perdere, tiè. Devi vincere, tiè. Perdere. Vincere. Perdere. Vincere. Che coglioni. Perdere. Come? Ah, no, giusto. Vincere. Perdere. No. Vincere. Perdere. Era perdere. Ah no, giusto. Vincere. Perdere. Vincere. Mi sa che ho sbagliato. Beh. It's a new record. Ringiovanisco a vista d'occhio, Mi sento molto più giovane. L'obiettivo è abbassare, Voglio arrivare sotto i 50. Ma che boomer? Per essere boomer bisogna averne 80 di anni. Voi continuate ad utilizzare un meme in maniera totalmente errata. A me va bene che diciate boomer, ma dovete almeno dirlo giusto, per favore. I boomer sono i figli di quelli che hanno avuto il boom economico dopo la guerra. Ve lo ricordate quando era la guerra? Grazie Rick, gattone del mio cuore, lei. Ah, sì, mi ricordo. Siete proprio simpatici comunque.
Anche i primi anni 90 c'era la guerra del golfo. Allora a posto. Pigliato per il culo a me dandomi del boomer. Però voi fate tutti la stessa identica battuta. Chi è l'ottantenne? Io almeno me ne invento di nuove. Siamo qua. Adesso spacco i culi, cazzo. Perdere. Vincere. Perdere. Vincere. Perdere. Oh. Vincere. Perdere. Vincere. Perdere. Vincere. Perdere. Vincere. Perdere. Vincere. Oh, vabbè, ma delle volte veramente fa il cazzo che gli pare. Perdere. Vincere. Perdere. Vabbè. Vincere. Perdere. Vincere. Non ho fatto in tempo, ma oh, yeah. Grazie a Flowmam per 9 mesi. Si sta bene. Buongiorno. Allora, se raggiungo i 50 anni, grazie al 23, scarico la demo di quella merda di Mystery Dungeon e la proviamo assieme. Questa è casa mia, fa quello che vuole, fa. Ok. Vabbè. Cazzo. Va bene. Quanto peserà quella cazzata? Aspetta, vado a vedere. Che peccato che solamente quelle tre cazzate si potessero fare. Sarei andato avanti tutta la sera, ma stesse robe all'infinito. Demo gratuito. Come si fa a avere la demo? Ah, versione demo, quello lì. Download demo in corso, ok. A 10 minuti ci vogliono. 13. 14. Niente, non ce la faremo mai. Grazie a Caromal. Gatto, i boomer sono le persone nate durante il baby boom tra gli anni 45 e 60. Quindi uno di 63 anni è un boomer. Va bene. Siamo uno degli ultimi, però. Grazie a Ryuk per i 2 mesi. Grazie. Beh, dai, sta andando anche abbastanza spedito. Io posso avere la superfibra della vita, però vi ricordo che la Switch c'ha un wifi di merda. Che vi racconto? Vi racconto che il Direct di oggi è stato molto triste, poiché hanno detto: ehi, ma lo sai che Pokémon Spada e Scudo diventerà super bello? Però un po' a giugno, un po' l'anno prossimo in autunno, e dovrei sborsare altri 30 euro per avere le feature che ci avevi chiesto all'inizio, tipo giocare con un tuo amico
contemporaneamente le battaglie senza disconnetterti, oppure Pokémon tutti, o anche diversi, di più, qualcosa da fare? Wow! Sì. Avresti preferito Spada e Scudo 2? No, avrei preferito che questi contenuti, uno, fossero al day one all'interno del gioco, e se due, non hai voluto metterli al day one perché avevi problemi di tempistiche, me li buttavi gratis. Perché io non ci credo che Nintendo gli ha detto fate uscire il gioco velocemente perché qua abbiamo i tempi stretti. Perché mettiamo che fosse così. Mettiamo che Game Freak aveva pepe al culo, ha detto no, devo pubblicare assolutamente veloce altrimenti mi strizzano le palle. Perché farlo pagare poi il DLC? Se era una cosa che volevi mettere fin dall'inizio all'interno del titolo, ma ti hanno messo fretta e non hai fatto tempo a metterlo, perché me lo stai facendo pagare? Segreto. Loro non hanno avuto fretta di pubblicare. Loro hanno semplicemente fatto un gioco di merda. E già che c'erano, hanno sfruttato la rabbia dei giocatori che hanno giocato quel gioco di merda per lucrare su quella rabbia e su quella voglia di avere qualcosa da fare all'interno di quel gioco. Già preordinato comunque. Già preordinato. E che dobbiamo fare? No, io allora, signor Sono Sima, io non accetto, i contenuti sono bellissimi, io non accetto da nessuno che oggi viene qui in live e mi viene a dire quello che è stato presentato oggi è bello. Non lo accetto, perché hanno fatto vedere bozzetti, una mini cutscene riciclata da un trailer vecchio e altri bozzetti. Hanno fatto vedere dei Pokémon, cioè dei bozzetti dei leggendari, che poi non ho capito perché i tre uccelli leggendari devono avere la forma Galar. Cioè, che vuol dire? È un uccello leggendario perché ha un'altra forma? No, uno ce n'è, ma non importa. Non importa. Bozzetti. Perché noi ci stiamo ancora sviluppando. Va bene, stai zitto però. Non me lo dire. Dici, sto facendo qualcosa. No, loro sono venuti a farti spendere. E io li ho spesi. Poi sono il primo dei coglioni, naturalmente. Però ho speso 30 euro per dei bozzetti. Cosa ci sarà all'interno? Ci saranno queste due nuove isole? Sì, ma come sono? E se sono una città? Con quattro stronzi che ci vivono? Oh. Bozzetti. Due minuti. Speculano sui fidati che sono affamati. Bruno Bozzetto. E questa cagata qua. Allora, prima di giocare a Mystery Dungeon, abbiamo due minuti e vi racconto la mia storia, la mia esperienza con Mystery Dungeon. Quando è uscito Mystery Dungeon? Così abbiamo anche un'età. Aspetta che si spegne. Mystery Dungeon 2006 era, sì, avete ragione, 2006. Quindi io avevo 14 anni. Figa, ma neanche troppo. Insomma, 14 anni cos'è? Le medie? Tra medie e superiori? O superiori? Prima superiori? Non era 15 anni la prima superiore? In prima ci va il 6. Prima superiore facciamo. Beh, Tra fine media e prima superiore comunque sono bambini, eh. Per me sono bambini. Ero un bambino. Allora, ho comprato questo Pokémon Mystery Dungeon. Adesso non mi ricordo, mi pareva fosse il mio compleanno o cosa. Lo avvio. La versione per DS, non per quella del Game Boy. Questo è uscito sia per DS che per Game Boy. Questo perché è un remake alla fine, abbiamo scoperto. Sì, voglio chiuderlo. Lo avvio dopo circa 20 minuti. L'ho spento e ho detto, questo gioco è troppo da bambini, non lo voglio giocare.
io che ho giocato Animal Crossing Wild World per ore, ore ed ore, senza mai stufarmi. Ok? Adesso che avete il contesto, ecco a voi il remake di quello stesso gioco. Remaster. Vuoi giocare in italiano? Mi piacerebbe. Aspetta che lo metto... Cambio il titolo della live, perché giustamente uno magari arriva e vuole vedere Brain Training e vede una merda. E dice, cazzo. Com'è che si chiama questo qui? Rescue Team. No, si pronuncia Igor. Metto il titolo di quello vecchio, chi se ne frega. Grazie a B-Card per i suoi 3 mesi. La puttana che paura. Già avendo parecchia fatica, ad essere sincero, dai, usiamo il cane e vediamo. Grazie, questo è il magico portale che ti condurrà nel mondo dei Pokémon. Tuttavia, prima di proseguire, vorrei che rispondessi a qualche domanda. Cerca di rispondere con sincerità, e questo, signori, è il test per sapere che Pokémon siamo. Che dici, cominciamo? Prego, vai. Via con le domande. Ti trovi ad un bivio. Ti dicono che prendere la via di destra troverai un tesoro. Dove vai? La via di destra è una trappola. Vado a sinistra. Una strada vale l'altra. Ma chi me lo dice? È una persona fidata? Mi fido. So che sembra stato tanto, ma è importante per la loro. Lo so. Però è triste. Grazie a Vendo Procioni per i 2 mesi. Siamo a 2. Grazie. Grazie a Gatsu. Per qualche motivo, nonostante fossero passati 3 mesi di Prime Students, Twitch continua a non rendermi disponibile la sub. Tuttavia, scollegando e ricollegando l'account Amazon, sono riuscito a risolvere. Grazie. Grazie anche al Crespologo per la sub. Io vado a destra, voglio il tesoro. Trovi un portafoglio sul ciglio della strada. Meglio portarlo subito alla polizia. Evviva! Mi avrà visto qualcuno? Evviva! Ti piace passare il tempo a fantasticare? Sì. Il mio lavoro, letteralmente. Riesci a ringraziare onestamente le persone? Sì. È una bellissima giornata e sei in spiaggia. Come ti senti? Che sonno. Mi piace dormire in spiaggia. Hai molti sogni nel cassetto? Non saprei cosa rispondere. Pensate un bambino. Cosa... Boh. Sì. Preferisci viaggiare, beata solitudine o con gli amici? Oddio, dipende. Dipende. Gabriel, non lo so. Dai, con gli amici. Senti delle urla provenire da dietro una porta. Cosa fai? Spalanco la porta, urlo anch'io. Come possono essere 2 opzioni?
Allora, se la porta non è mia, che cazzo apro? Non è casa mia, non mi riguarda. È una porta, urlo anch'io? L'alternativa a spalancare la porta è urlare. Io gli urlo? Ah, gli urlo. Ah! Grazie a Mike per i 4 mesi. Cosa urli? E lui urlo. Urliamo. Ti svegli nei panni di un Pokémon? Sei un maschio. Perché ho il pisello. Ah, sì, mi ricordo. E sono? E fin qui. Ah. Tua sorella. Scusa. Grazie a Samafat per i 32 mesi. La curiosità ti divora, è una vera e propria passione per gli oggetti rari. Non mi risulta. Non ho mai fatto collezione di un cazzo. Portafogli era raro? Test di Facebook, ci assomiglia. Le collector dei giochi, papà. Ma non è che ne ho così tante. Le auto, sì. Ho solo sportive in garage. I soldi sono rari. Vabbè. I tuoi modi allegri e spensierati sono contagiosi. Questo me lo auguro. Sarebbe una bella cosa questa. Chi ti sta intorno non può fare a meno di rallegrarsi a sua volta. Cazzo, questa è un'altra cosa bella. Dai, dopo due stroiate, due cose carine, mi dice. Dai, che bello. Mi sta lusingando. Adesso mi arriva un calcio in bocca. Aspetta. Il tuo unico aspetto negativo è che a volte sei un po' infantile. Possiamo dire che è vero? Non è il mio unico aspetto negativo, però. Non è assolutamente il mio... Ho un sacco di difetti, sono un uomo di merda, quindi... Un po' troppo gentile. Sei sempre in movimento, non sai startene con le mani in mano. No, questo non è assolutamente... È una bugia... Al 100%. Se tu da domani mi dici non hai più bisogno di soldi per vivere, io dormo tutto il giorno. Non è vera questa cosa. Potessi, mi farei inchiodare alla sedia. Hashtag bello dormire. Tantissimo. Meno sembri fermo. Vabbè. Talvolta puoi risultare un po' egoista. Fai attenzione a come ti comporti. Ma ho capito, ma questo qua viene a dire a me come comportare. Ma che cazzo ne sai? Ma chi ti conosce? Che poi egoista dove? Gabriel, sono egoista? Dimmi un po'. Ho rubato il portafoglio l'unica volta che mi hanno donato tutti quei soldi lì. Il signor Squall mi ha fatto la mega donazione e io l'ho divisa con i miei moderatori. Questo mica me lo ha chiesto però il test. Cazzo! Perché lo sono? Attenzione Mercurio in serata. Mister Dungeon, sei gentile, ma anche un po' un infame. Il Pokémon che ti si dice di più a una persona ingenua come te è... Perché l'ingenuo è quello che rimane? Bellissimo Totodile! Adesso non so perché gli abbiano messo questo pelo furri, ma... Ok. È giusto? Diciamo di sì. Bello è bello, lo accetto. Mamma mia che schifo sta grafica shell shading. E ora un'ultima cosina. Dimmi da chi vuoi farti accompagnare. Ah, dico Bulbasaur per abitudine. Sì. Mamma mia, ma che brutta questa. Ma che, chi l'ha scelta questa grafica? Sembra bassa risoluzione. Che non è a bassa risoluzione, però ti dà questo effetto di texture come se fosse stato strecciatissimo. Sei sempre stato Erbaveleno, Bulbasaur, sì. Qual è il suo soprannome? No, non... No. No. Urr.
R, dov'è la R? R, ecco qua. No, no, ho fatto, io non mi interessa. Non mi interessa, t'ho detto. Ah! R. Bulbasaur. Ok, fine. Si chiama Bulbasaur? Sì. Che cazzo, guarda. Belli 4 frame, complimenti. Hanno quasi più animazione di Pokémon Spada. Vuoi procedere? Prego. La tua avventura nel mondo dei Pokémon sta per iniziare, non vedo l'ora. Dove mi trovo? Starò sognando? Grazie al lupo. Sarò gatto mi resupo con tante risate per brain training. È un Pokémon! Che questo Pokémon ne vale. No, questo non vale la pena assolutamente, te lo dico già. L'ho già giocato, è un remake, fa cacare. Una piacevole brezza. Ah, sì, e senti una voce in lontananza. È Barry White. O è Mario Biondi. Ehi là. Per tutte le cispole. Santo cielo. No, vabbè, ma è inguardabile. Adesso io non so come qual è la quanto rende in live. Per me è inguardabile. È una schifezza proprio. Si è rimasto a cispole. Vabbè. Ma guarda anche il pavimento lì. Cos'è? Sembra Paper Mario disegnato da uno stupido. Ti ho trovato per terra privo di sensi. Per fortuna ti sei ripreso. Guarda che culo. Ciao Bulba. Chi sono? Ti ho mai visto da queste parti? Sì. Sì. Saresti un essere umano? Sembri più un rincoglionito. Sono un umano, come ti chiami? Totodile. Beh, che dire. Guarda, siamo d'accordo. Qualcuno mi aiuti? Chissà se è dietro una porta, così posso urlare. Il mio Caterpie è caduto in una specie di grotta. Povera creaturina mia. Oh, signora. Una voragine si è aperta. Grazie a Kenneth per la sub. È ancora troppo piccolo per uscire da solo. Va bene. Ho provato a salvarlo, ma dei Pokémon si sono avventati contro. Ci pensiamo noi. A Bulbasaur, che faccia che ha fatto? Ha fatto bestia! Perché il microfono?
bestia! Povera me. Marco, signor Gatto, finalmente la nostra relazione è diventata maggiorenne. Grazie! Grazie mille, sono contento. Sono mesi, comunque. Dai, che forse dopo 20 minuti c'è del gameplay. No, si pronuncia Bosco Fiorito, P1. No, vabbè, ma che sco... Ragazzi! Sembra un 480p strecciatissimo! Ma cosa sto vedendo? Una merda! Questo non sarà mica un dungeon misterioso! Oh, per bacco! Come il titolo del gioco! Ma certo, è proprio così! Dai, cazzo uno, diamoci da fare. Il gameplay. Ok, sì. Ok. Santo cielo. Me lo ricordavo brutto, Non così tanto, lo ammetto. Me lo ricordavo molto meglio, Mi ricordavo un gioco di merda, ma molto meglio. Giuro. Grazie Simone per i 35 mesi. Sa già questo cazzo uno. Guarda come cammina. Po 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 po. Ok, mi infilo. Sì. 60 bombe per un remake di un gioco per Game Boy Advance. No! È uscito anche per il DS questo, in loro difesa. Però questo qui sembra Game Boy Color. È identico? Giura? Me lo ricordavo molto meglio. Quello per DS è mille volte meglio. Ma aspetta, ma quale? Perché per il DS ne sono usciti due o tre. Sì, è un roguelike. Era davvero meglio in pixel, anche secondo me. Mamma mia. La mia memoria non è più quella di un tempo. Io me lo ricordavo decisamente meglio di questa merdata. Ma cosa sto vedendo, santo cielo? Grazie ad Adam per la sub. Frullati. Raccogliamo la bacca. Sì. E allora, ammetto che mi ero ripromesso di non scaricarla questa demo perché sapevo che mi sarei incazzato. Infatti volevo giocare al Dottor Kawashima tutta la sera, ma visto che sono stronzi, i minigiochi infatti per la Switch collegata alla TV sono due. Cos'è quella? Riesco a fare i cerchi? Auto. Quindi si gioca da solo. Però aspetta un attimo. Ah no, tu premi e fa... si arrangia. È una demo. Perché credi che il gioco finale sia diverso. Cazzo, crescita. Fagli gelo denti, fagli. Gioco in automatico.
60 euro. Beh, almeno si gioca da solo, guarda. Dov'erano le persone che oggi pomeriggio, quando io ho detto che era un gioco di merda, dicevano guarda che è fantastico quel gioco lì? Me li ricordo, eh. Mi ha detto no, non capisci niente, guarda che è bellissimo. Me lo ricordo che l'hanno detto. Eccolo qua, il KTP da salvare. Gotti. A me piace molto e forse la nostalgia. Nostalgia canaglia. La mamma ti sta aspettando. Usciamo di qui. Ok. Da piccolo è sano e salvo. Come potrò mai ringraziarvi? Ma si figuri, piuttosto fate attenzione. Con tutte queste voragini bisogna sempre stare in guardia. L'importante è che suo figlio non si sia fatto niente. Potete almeno dirmi come vi chiamate? Io sono Bulbasaur, piacere. Lui invece è cazzo uno. Conferma. Wow. Caterpie mi sta fissando. Quei suoi occhietti pieni di adorazione mi mettono un po' in imbarazzo. Però non è una sensazione sgradevole, mi sento un po' come se fossi un eroe. Che bella sensazione aiutare i Pokémon in difficoltà, non è mica male. Grazie Bulbasaur, grazie cazzo uno. Non è molto, ma vi prego di accettare un piccolo segno della nostra riconoscenza. Hai ricevuto Revital Seme Mini. Hai ricevuto una bacca pesca. Hai ricevuto 500 P. Ancora grazie di cuore, arrivederci. Ma guarda che scena, eh? Che cazzo, se mi mettevo a fare un presepio, aveva sicuramente più dettagli. Grazie per avermi dato una mano. Però, te la cavi nella lotta, eh? Cispola! Ti avevo sottovalutato. Ma dimmi, che farai adesso? Hai qualche idea? Sì, tipo le ombre, potevano metterle. Non quelle qua, vabbè. Ehi, cazzo uno! Sbaglio o non hai un posto dove stare? Seguimi. L'ho comprato, hai fatto bene, Ezio. Eccoci arrivati. Wow. Non so perché, ma mi sento felice. Sono un essere umano, ma questo posto mi piace, mi riempie di allegria. Cispola? Forse per un Pokémon è una questione di istinto. Deve essere così che ci si sente quando si ha voglia di scodinzolare. Quindi i Pokémon, quando non sono dentro le sfere Poké, in natura si fanno delle case e hanno anche la cassetta postale, avete visto? C'è anche una bandiera bianca, nel caso arrivino i Longobardi. Ma che importanza ha? Sono felice e basta. Forse un altro effetto della mia trasformazione in Totodile. Allora, cazzo uno, che te ne pare? Ti piace, eh? Lo sapevo, ci avrei scommesso, mi sembra proprio il posto adatto a te. E ci avevo visto giusto. Sì, perché quando tu vai in cerca dei Pokémon nelle erbate, in realtà trovi delle ville, delle schiere, delle cose incredibili. Grazie a Ralph, scaccola tutto. Buonasera a lei, grazie. C'è la penna tipos. Sì, questa è la tua cassetta della posta. Ma dimmi, Bulbasaur, come l'hai costruita la cassetta? Vabbè, c'ha le liane, giustamente, stupido io. Sì. Pensavo, ti ricordi di quella voragine in cui è caduto Caterpie?
Ultimamente si stanno verificando un sacco di episodi del genere. Molti Pokémon sono rimasti feriti a causa di simili catastrofi naturali. E io vorrei fare qualcosa per aiutarli. Voglio contribuire e rendere il mondo un luogo più sicuro per i Pokémon. Io sono starci dietro sta cazzata. Va bene. E visto come te la sei cavata con Caterpie, ho pensato che potresti essere l'alleato perfetto. Che ne dici di formare con me una squadra di soccorso? Volentieri. Affare fatto. Da questo momento io e te siamo una squadra. Conto su di te, cazzo uno. E la nostra squadra si chiamerà... Sì. Perché sono di colore diverso le due bandane? Scusa, che cazzo di squadra è? Cispola? Ma perché lui sembra una casalinga degli anni 50? Io c'ho il cravattino. Tinculi, a rapporto! Cazzo! Basta. Sono le 10, è così? Ah, no, aspetta, voglio sapere, è così? Cazzo 1 e Bulbasaur unirono le forze e formarono una nuova squadra di soccorso. Fine della demo! Mi è venuta proprio voglia di comprarlo. Sì. Ah no, il mattino dopo, attenzione. Come immaginavo. Sono ancora un totto, dai. Guarda che c'è anche la bandana che non gli fa il giro del collo. È proprio un cravattino. Dai. La base. Cazzo, allora, hai un numero limitato di modelli di cazzo di Pokémon. Figa, che cazzo ci vuole a fargli la cravatta? Grazie Sugo Foscolo per i 17 mesi. Cioè, sembra veramente che gli abbiano fatto la cravatta messicana. Vabbè. Mi si chiude sta cazzata. Sì, no, vabbè, faccio così perché tanto dopo domani dobbiamo giocare con il Wii U. Devo reimpostare un po' di robine. Ragazzi, mi dispiace, la serata doveva essere a tema Dottor Kawakazi, però purtroppo il Kawakazi me l'hanno finito. E niente, cispole. Ho sofferto molto. Me lo ricordavo molto meglio. Molto meglio. No, non sistemano la bandana, sarà così. Due gotti in una sera. Cazzo, uno. Cispole. Vabbè, ragazzi, io vi auguro allora una buona e dolce notte. Vi butto lì un bel cispole a tutti. E ci vediamo domani. Che belle le leve mattutine, non vedo l'ora. Domani siamo avanti con Zelda.
finiamo il Tempio dell'Acqua, ficcantissimo, e si va avanti con Cloppete Cloppete. Dai che è venerdì e abbiamo fatto l'intera settimana di live da 3 ore, che bello. Sono proprio contento. Domani cerco di andare al negozio Lego perché voglio trovare un Lego da montare per sabato, mi piacerebbe tanto. D'accordos? Grazie a tutti e buonanotte.